priva di zucchero filato nei colori dell'aura. Ancora una volta Rossella è capace di creare occasioni di forte cultura, momenti importanti, significativi per il nostro territorio, per le nostre realtà. E ancora una volta, caro Rossella, la sala è piena, così come nelle scorse presentazioni dei tuoi romanzi. Questo a significare non solo l'affetto che lega tanti amici alla tua persona, ma la sua produzione riesce in un certo qual modo a condensare in sé tutta quella che è anche la sua esperienza di scrittrice. Nello stesso tempo ci apre anche verso nuovi traguardi, quindi state tranquilli perché presto vi dovrete liberare per un'altra serata, perché di sicuro c'è in cantiere la continuazione di quello che è la bimba di zucchero filato. Una serata importante, lo testimonia non soltanto la vostra presenza, ma lo sentite venire, lo testimonia anche il luogo dove questa presentazione avviene, la sala consigliare del Comune di Soverato, quindi un luogo che tante altre volte, grazie anche all'impegno di questa amministrazione, è divenuto un centro per la promozione di tanti eventi di carattere culturale. Certamente anche la presenza del sindaco Alecci, che ringraziamo per essere intervenuto, vuole significare proprio una particolare attenzione verso quello che è il mondo della cultura. Allora io chiederei immediatamente la parola al sindaco per un saluto iniziale, per poi addentrarci nella lettura e presentazione del testo. Grazie. E allora, grazie, buonasera a tutti, grazie innanzitutto a Rossella per averci onorato della sua presenza e per aver scelto Soverato come prima tappa per la presentazione del suo nuovo romanzo. È la seconda volta che ci ritroviamo qui in sala consiliare per la tua seconda opera che presenta il Soverato, mi sembra la settima, mi dicevi, in assoluto. E quindi ti faccio i miei complimenti innanzitutto da lettore, da amante della lettura. Io vengo da una famiglia di insegnanti, i miei nonni materni erano entrambi maestri di scuola elementare, quindi sin da bambino mi hanno fatto avvicinare alla lettura, quindi volente o nolente mi toccava leggere i libri e mi sono innamorato subito della lettura. E poi crescendo e oggi da padre mi rendo conto quanto sia importante la lettura oggigiorno, forse anzi sicuramente più che qualche anno fa, perché la società sta cambiando in maniera velocissima, è cambiata già in maniera velocissima. Io noto in tanti ambiti della mia vita privata, professionale, anche da sindaco, come purtroppo si legga sempre di meno. I dati ci dicono che nel 2018 più di 6 italiani su 10 non hanno neanche letto un libro nell'intero anno, che è un dato più che allarmante e preoccupante. Quando mi trovo a viaggiare, qualche settimana fa ero a Milano in metropolitana, mi piace molto osservare a me la società, mi accorgevo che ormai i libri sono stati sostituiti dai cellulari. Una volta io ho studiato a Milano circa 20 anni fa, quando prendevo la metro era consuetudine vedere tante persone sedute in metropolitana a leggere un libro, capita anche in treno, in aereo. Beh, oggi trovare qualcuno che porti dietro con sé un romanzo, un qualsiasi libro di testo è sempre più raro. Siamo investiti da centinaia, migliaia di messaggi al giorno sui nostri smartphone, soprattutto i più giovani, quindi non siamo più noi ad andare a cercare un momento di serenità, di lettura, ma sono questi messaggi che vengono verso di noi in maniera esagerata, dandoci anche molte volte, togliendoci la possibilità anche di passare dei momenti di serenità, di tranquillità, seduti su una sedia, su una poltrona, a riscoprire anche noi stessi, perché poi la lettura numerosi benefici, no? Quello di farci guardare il mondo dagli occhi magari di personaggi di romanzi, farci scoprire tante cose, ampliare il vocabolario soprattutto dei più giovani, ma quello che io penso sia più importante è far riscoprire noi stessi quando riusciamo a trovare mezz'ora, un'ora della giornata per poterci sedere a leggere un testo, anche la capacità di concentrazione, di stare soli con noi stessi. E sicuramente ci libererebbe anche da un pochino di stress che accumuliamo durante la giornata. Quindi essere qui oggi non è banale, è un messaggio importante, e quindi per questo ti ringrazio Rossella,
perché sia un'eroina dei nostri tempi, una sognatrice, una che continua a scommettere e investire sulla cultura. È un messaggio importante che però non possiamo lasciare solo a Rossella, come io lo dico sempre da amministratore, perché è troppo facile delegare agli altri il fardello che bisogna portare sulle spalle. E allora anche dal punto di vista culturale è compito di tutti noi, in qualità di insegnanti, in qualità di genitori e in tutte le professioni che svolgiamo, cercare di diffondere sempre di più la lettura e la cultura, perché solo dalla cultura, soprattutto le nostre regioni meridionali che tanto faticano a crescere, possono ripartire. Essere qui in tanti è un messaggio di speranza, tiene la nostra fiammella sempre più viva, quindi grazie a te e grazie a voi per aver partecipato. Buona serata. Bene, la conosciamo tutti Rossella Paone, ma è opportuno anche ricordare quelli che sono stati i suoi lavori precedenti e come è nata anche in lei la passione per la scrittura, perché non nasce come scrittrice, ma la sua prima professione è quella di essere un avvocato. Dopo aver conseguito il diploma sul liceo scientifico Einstein di Catanzaro, ha frequentato l'Università Magna Grecia, dove poi si è laureata in giurisprudenza per poi divenire avvocato. La passione, dice Rossella nella nota introduttiva anche al testo, per la scrittura e per la comunicazione l'ha portata inizialmente a intraprendere il percorso giornalistico. È un volto anche comune, conosciuto grazie alle emittenti locali, in modo particolare Soverato 1 TV, che l'ha vista spesso protagonista non solo per la lettura del telegiornale, ma anche nella conduzione di interessantissime rubriche di attività e di cultura. Dopodiché ha iniziato questa esperienza di scrittrice inizialmente con l'incarico di direttore responsabile di un periodico religioso, culturale, che comunque è il periodico che condensa le esperienze del suo paese di origine, al quale è molto legata, per il quale ha anche tributato tanti i lavori, che è il paese di Gascogne. I primi volumi sono I segni dell'amore, dicevamo appunto, un'attenzione anche nella ricostruzione storica di quelle che sono le vicende del paese natale. I segni dell'amore, la nascita della Casa di Carità a Gasperina nel 2012, poi La signora più splendente del sole dell'Araldo di Gasperina, il testo su Maria Alessia Macrina, la madre Teresa del Pakistan, 2013, il fortunatissimo libro di fiabe, che ha partecipato ad interessanti anche rassegne di Bradi e ha fatto il giro delle scuole del territorio, riscuotendo anche consensi della critica, che è Carion, e poi per arrivare al primo romanzo di mare in cielo, il primo romanzo che è stato presentato appunto nel 2015, proprio a fine gennaio. Eravamo insieme, no, nella presentazione di questo primo romanzo, sempre a Soverato. Poi Il giardino silenzioso, 2016, un simpaticissimo racconto, Il pagliaccetto arancione, sperimentando anche quella che è la nuova tecnica dell'ebook, quindi una scrittura, quella di Rossella, che si apre anche alla dimensione del digitale. E poi, per finire, il libro Innocenzo, Gli occhi della fede. Abbiamo anche presente in sala quello che è stato il protagonista poi di quella fortunatissima anche sceneggiatura che era partita dal testo scritto da Rossella e che poi si è condensata anche in un film che è stato proiettato appunto in una caldissima sera d'estate della scorsa estate a Gasperina. Bene, ma accanto a Rossella c'è sempre la presenza di Francesca, che oltre ad essere la sorella è diventata la compagna straordinaria della composizione, della scrittura, di lettura, di riscrittura di testi. E spessissimo Francesca ha accompagnato Rossella anche nella presentazione dei suoi libri, consegnandoci anche degli stralci particolarmente significativi del testo, che sono, come questa sera, ancora una volta affidati alla sua
calda e vibrante voce. E la mia voce nana. E la sua voce nana. Grazie. D'un tratto facciamo un giro al mondo quasi a riprendere tutta la vita che è in noi. Poi da cullo, cantando nelle colonne sonore di quel luogo. Non conosco il mio nome. La cullo si va a far addormentare fra le mie braccia. Le parole che abbiamo appena ascoltato e che introducono la lettura di questo bellissimo romanzo ci parlano di una nenia, di un cullato, di un racconto, e ci introducono, così come è facile individuare non soltanto dal titolo ma anche dalla immagine che la casa editrice per i cui tipi è stato pubblicato, la Kimmerich, che accompagna ormai le pubblicazioni di Rossella, ci lascia intravedere quella che è la protagonista, o meglio direi una delle protagoniste del racconto stesso. Un racconto che io mi permetterò di condensare in quelle che sono un po' le suggestioni che mi hanno, che sono state appunto suscitate dalla lettura. Una lettura, devo dire, che ho dovuto condensare in pochissimi giorni perché la casa editrice l'ha consegnato martedì scorso, quindi, ma è un libro che ho letto integralmente, perché ci sono tante cose appuntate appunto nei capitoli, anche perché una volta che la fini questa lettura hai il desiderio di portarla a termine, e di portarla a termine anche con la volontà, il desiderio, dico, di riuscire non soltanto a capire come la storia poi andrà a finire, ma anche e soprattutto perché sono veramente tali e tante le suggestioni, le emozioni, le immagini che si rincorrono, che ti viene voglia di leggerlo fino in fondo. Dicevo, apparentemente potrebbe essere ritenuta la protagonista la bimba di zucchero filato. In realtà i protagonisti del libro sono tanti, sono ancora una volta donne. È una particolare sensibilità quello che Rossella ha verso la figura femminile, che rende sempre principale protagonista delle sue storie. Ma in realtà quello che mi piacerebbe voler un po' evidenziare è il fatto che il vero protagonista di questo racconto sia proprio il tema dell'incontro. Un incontro che avviene ora con la fede, ora con l'amicizia, ora con l'amore. È una storia di tre donne, in modo particolare, tre donne che sono ormai sopraffatte da una vita comune a tanti purtroppo, una vita che le ha messe per tante traversie a dura prova, però che grazie alla lotta continua, alla forza che essi riescono a rintracciare e a ritrovare, poi alla fine riescono anche a cogliere quello che è il valore immenso della vita stessa. Dicevo, è la storia di tre donne le cui vite poi si intersecano a tal punto da non riuscire neppure a delineare i confini, no? Forse perché il tema dell'amore, che è un po' il filo rosso che conduce tutta la storia, è quello che ci fa capire che quando poi si ama di un amore sincero e ci si apre all'altro senza giudicare, soprattutto senza pretendere nulla in cambio, allora quei confini, quelle difficoltà sembrano sparire e poi rivelano fino in fondo quello che è un orizzonte. Ma la prima immagine che ci viene in mente è quella di questa bambina. La vedete tutti sulla copertina, no? Un nome oltretutto antico e bellissimo, Chloe. L'etimologia è greca e significa appunto verde. Significa forse anche rinascita, significa forse anche, o senza forse, speranza. Perché?
e Chloe la bimba di zucchero filato. Ognuno di noi nella sua fantasia, di sicuro quando ha letto questo titolo avrà iniziato ad immaginare forse una bimba che ama giocare con lo zucchero filato nelle fiere di paese, quando i giostrai, no, arrivano e per la meraviglia dei più piccoli consegnano questo zucchero filato, questa nuvola immensa con la quale i bambini spesso litigano perché poi gli si appiccica tutto alle mani. Allora devi, tra il riso e il divertimento e nello stesso tempo anche la preoccupazione delle madri, no? Ma in realtà il fatto dello zucchero filato, questa immagine che Rossella ci ha consegnato, è un'immagine che va molto più in profondità e che soprattutto segnala anche quello che è la fragilità di Chloe, perché la bimba di zucchero filato apre a un tema profondo, un tema doloroso, che è il tema della malattia dei bambini. E Chloe si inserisce a pieno titolo in quello che è un proseguo di quell'altro bellissimo romanzo che Rossella ha posto alla nostra lettura, che è appunto Di mare in cielo. Infatti ritroveremo ancora una volta questa donna misteriosa, questa donna dal nome significativo, il sottotitolo che ancora ricorre nel nuovo romanzo, Nei colori dell'alba, è una riconduzione immediata ad Alba, quella adolescente, ci ricordiamo, che aveva scoperto dopo 14 anni che la madre, creduta morta, in realtà era in coma, e che la verità, questa tristissima verità della sofferenza, era stata nascosta dal padre e dal nonno per evitare alla piccola adolescente ancora delle sofferenze. C'è non più il castello che campeggiava nel romanzo precedente, anche in copertina, come speranza di un orizzonte migliore, ma gli ambienti in cui prendono avvio le vicissitudini della bimba di zucchero filato sono quelli più austeri, sono quelli più tristi, sono quelli più amari della vita di ospedale, perché poi ci sono due donne che in questo ospedale si incontrano, sono Alba e Lucia, accomunate con una sensibilità che è sola, permettetemi di dire, è unica delle donne, quando vivono il dolore per timore della perdita di un figlio, per una sofferenza che per tanti motivi si portano dentro. Ma Alba ha quell'orizzonte di speranza, perché per Alba arriverà il giorno tanto desiderato. La mamma, Aurora, ama giocare Rossella con i termini, no? Si risveglierà dal coma, mentre per l'altra nostra donna, per Lucia, il dramma ancora non è finito, perché la sua bimba di zucchero filato, perché tanto dolce, leggera, inafferrabile, fragile, quasi impalpabile, perché sembrerebbe non poter avere la gioia che invece ti dà una bimba quando inizia a crescere e tu nell'abbracciarli la senti crescere tra le tue braccia. Il timore di farle male, anche perché è così fragile e vive di questa doppia purtroppo malformazione, una polmonare e una cardiaca, fa sì che la vita della mamma, la vita di Lucia, tutt'altro che felice si prospetta. Allora mi piacerebbe ascoltare ora il brano in cui proprio si parla della prima volta che Chloe viene presa in braccio dalla mamma. La prima volta che presi Chloe in braccio, dopo aver lasciato la terapia intensiva, mi sembrò di svenire dall'emozione, ma le mie gambe reagirono. Erano diventate il sostegno della mia bimba. Chloe non era più intubata. Le sue rossette iniziavano a prendere colore, le sue manine, i suoi piedini, insomma le sue movenze
trasmettevano vita. Imparò persino a piangere. Potrebbe sembrare insolito che mi facesse piacere il suo pianto. Il pianto di un bambino si insinua nelle orecchie, nella testa, esprime il contatto con il dolore, ma è anch'esso vita, da consolare, da abbracciare, da far sbocciare. E il rumore oltre il silenzio, lo scoppio per riconoscere il sorriso. Ecco per quale ragione il silenzio di quel pianto mi aveva fatto male. E naturalmente Chloe imparò anche a ridere. Chloe imparò anche a ridere. Questo rinascita della vita è determinata soltanto da quella che è l'unica ricetta che può deva salvarla, l'amore di una madre che alla fine non la abbandona. Perché alla fine non la abbandona? Il rischio c'era stato, perché la storia della madre Lucia inizia quando molto giovane decide di fuggire di casa, una vita quindi fatta di sofferenze. Perché decide Lucia di fuggire di casa? Perché purtroppo si trova a scontrarsi con la situazione di un padre autoritario, silenzioso, un padre che è disdegnato a qualsiasi rapporto con la figlia, e poi una madre che stranamente era l'opposto appunto di quello che dovrebbe essere una madre che era sentimentalmente molto arida, sempre stanca, triste. Forse aveva subito quella scelta matrimoniale, non l'aveva mai scelta, e quindi si trovava a dover quotidianamente fare i conti con una realtà che non voleva le appartenesse. Lucia allora poi decide di abbandonare casa, fuggire, va a vivere con i senza tetto per strada, dove incontra una persona straordinaria, una persona che le dimostra tanta umanità, una persona che si chiama Flora e che è uno dei personaggi che mi ha molto colpito nella lettura di questo testo. È descritta dalla scrittura, il gioco di parole di Rossella, che è sempre una scrittura piana, una scrittura delicata, una scrittura mai irruenta, una scrittura che accompagna il dire alle emozioni che ti può far vivere. E quando effettivamente incontra Flora, stavo cercando appunto una delle espressioni più belle che tu hai scritto per descrivere questa figura, ecco, dice: Flora divenne una madre per me, il suo affetto infuse in me la consapevolezza della vita, la mia vita. Flora l'aiuta quando lei vive tra i senza tetto, una donna dall'animo buono, per spingere la ragazza a non perdersi d'animo e ad apprezzarsi le piccole cose della vita. Presto Lucia trova lavoro, allora riprende a vivere, le si prospetta una nuova opportunità. Non a caso utilizzo questo termine, perché io ritengo che il messaggio profondo e significativo che è sotteso alle righe che compongono il racconto sia proprio quello di infondere in tutti questa speranza. Anzi, non è soltanto una speranza, ma l'esperienza vissuta dalle protagoniste la concretizza in una certezza, quello cioè di non sentirsi mai dei falliti, di non pensare mai che la vita non possa avere una seconda possibilità. Bisogna crederci. Bisogna, come dire, aggrapparsi fortemente alla vita per cercare poi di trovare il vero significato, il vero scopo. E Lucia inizia a trovare lavoro e fa la domestica in una famiglia facoltosa. Però, ancora una volta, nel racconto, l'amarezza della vita si propone davanti a Lucia
la quale vive questa dimensione di lavoro in questa nuova famiglia, però ben presto si attanaglia dietro quelle che potevano sembrare delle iniziali attenzioni, delle benevolenze da parte di chi l'ha ospitato in casa, inizia invece un nuovo incubo per la stessa. E qui abbiamo una Rossella Paone inedita in questa parte del racconto, perché lo dice lei stessa anche nella introduzione: per la prima volta nella sua scrittura si avventura anche nel raccontare una dimensione erotica della vita di Lucia, che finisce per diventare, ahimè, oggetto delle attenzioni morbose del signor Filippo, il padrone di casa, che puntualmente ogni sera le va a fare visita, e malgrado in lei ci sia un'attenzione d'affetto, d'amore, inizia a vivere intensamente anche questo coinvolgimento di una vita che poteva fargli presagire forse il sogno che sempre cercava, quello anche di un amore che là nasceva attraverso una passionalità vissuta nell'erotismo che gli coinvolgeva fino in fondo e che costituisce parte delle pagine del capitolo che è dedicato a questo. Però c'è un limite, c'è una invenzione che sa di antico, sa delle favole, dei classici latini e greci, della mitologia, c'è un impedimento che ancora Lucia, anche in questa dimensione d'amore, deve scontare, quello cioè di non poter baciare l'uomo. E forse in questo divieto di non poter baciare l'uomo c'è anche una negazione di quella che invece quel sentimento poteva dimostrare. Cioè, per lei che desiderava forse un innamoramento, che forse si era perdutamente innamorata, c'è la triste realtà di essere invece considerata oggetto di desiderio. Allora immaginiamo questa donna la cui vita era già stata frustrata da tanta sofferenza iniziale, che aveva vissuto nell'aridità di una famiglia laddove la parola amore era soltanto un'utopia, che si trova ora, che aveva iniziato a sperare in un riscatto, a dover fare i conti invece con una frustrazione, forse quella più brutta alla quale una donna può andare incontro, che è quella di sentirsi soltanto un oggetto di desiderio, anzi, forse, come nel racconto, vittima di violenza. Fortunatamente c'è l'arrivo di una marchesina che di colpo distrae le attenzioni di il padrone Filippo, il padrone di casa Filippo, e quindi Lucia si sente ancora profondamente delusa e abbandonata e decide di andare via senza voltarsi assolutamente indietro. C'è la strada, il luogo laddove lei torna, e questa strada un po' è anche immagine di quello che è il racconto in sé per sé. È quello che forse è il significato profondo che alla scrittura Rossella assegna. Quale cioè? Quello del viaggio. Forse come nessun'altra l'immagine della strada è quella che ci può richiamare il viaggio. Io ricordo le parole di chi ha avuto la fortuna e il privilegio di presentare il tuo precedente romanzo, il professore Francini, il quale ricordo che disse di aver letto il tuo romanzo in viaggio, in treno, ricordi? Lo presentavo. E dice, mai come in questa occasione, disse lui, l'esperienza che io stavo vivendo materialmente, quella del viaggio in treno, e lo sfogliare delle pagine del tuo romanzo, mi riconducevano a una singolare sintonia tra quella che è il racconto che trovavo scritto sulle pagine del libro e quella che era la metafora della vita. Quello delle tre protagoniste è un viaggio, il quale spesso ha delle soste obbligate. Queste soste si trasformano spesso in delle cadute, trasformandosi spesso in delle cadute sembrerebbero far perdere anche di vista quella che è la meta del viaggio, che è la vita stessa,
per Rossella Paone. E nel contempo, però, la forza di sentirla veramente forte, di sentirsi aggrappati a questa vita, è il motivo che le fa rialzare, li fa rialzare. E qual è l'occasione che consente alle protagoniste, Flora, Lucia, Alba prima, di rialzarsi? L'incontro sempre con un'altra persona. Quando io all'inizio ho detto che il vero protagonista forse del romanzo Bimba di Zucchero Filato è il tema dell'incontro, facevo riferimento proprio a questo, perché Lucia, che torna per strada, va incontro ad una scoperta, ahimè, passatemi il termine per come la interpreta la protagonista, ma cioè scopre di essere incinta, la Chloe, no? Di cui abbiamo parlato, scopre di essere incinta e non è assolutamente pronta ad avere un figlio. Allora non vuole certamente negare la vita a questa creatura che porta il grembo, ma non ha il coraggio di portare a termine del suo ruolo di madre. Allora decide di abbandonarla, di recarsi in un convento per affidarla a chi potesse garantire una vita migliore, ed incontra qui Suor Margherita, con la quale instaura un rapporto di amicizia. Vedete, il termine Margherita è anche, richiama la perla, richiama il valore della perla, richiama la purezza di un fiore, e questo per significare ancora una volta come nella scelta dei termini, la bravura questa di uno scrittore, tutto lascia presagire un messaggio che va oltre. E con Margherita c'è subito una sintonia. Perché c'è una sintonia? Perché, diversamente da quello che era accaduto nella vita, io ritengo che Lucia si senta considerata e non giudicata. Il valore poi, perché si sentirà giudicata, non giudicata, ma amata, lo scoprirete certamente quando vi addentrerete, no? Vi addentrerete, come è capitato di fare a me, nel racconto stesso. Ma quali sono le altre suggestioni che poi nascono? E perché c'è questo ricondursi al racconto precedente? Innanzitutto, i protagonisti vengono quasi prima ancora delle loro storie nei libri di Rossella Paone. Essi stessi finiscono per diventare la storia che si narra. Sembrerebbe un paradosso, perché la storia la fanno i protagonisti, senza i protagonisti non c'è la storia, ma in realtà quello che prevale nel succedersi delle singole storie dei vari attori del racconto, e non a caso dico attori, poi dirò anche il motivo per cui potremmo utilizzare questo termine, è la narrazione che ci porta. Questa narrazione che, come dicevo, fa una scrittura semplice, una scrittura rapida, una scrittura profonda, una scrittura che tu riesci a sentire e che ti porta dentro, così come possiamo ora ascoltare. La mia vita prima di te, la mia vita è stata quasi tutta senza di te, eppure non riesco più a ricordarla. Che buffa la memoria umana. Entra nella tua vita l'amore e fai annullare tutto il resto, anche il dolore. Che scarti ricordi, quelli amari e quelli dolci. La mia vita con te non l'avevo più vista, immaginata. L'avevo vagheggiata a senso unico, la mia vita. Il mio senso solitario. E ora, senza te, il buio che copre le cose belle. Quei tuoi vicini ti hanno allontanata dal mio abbraccio, ma i momenti trascorsi insieme, ore, giorni, settimane, mesi, in convento, in ospedale,
all'aria aperta rimangono limpidi come il tuo odore di timba. La tenerezza scombinata al contatto con il tuo visino, le manine e i piedini, è il più bel viaggio impresso nella mia mente. Sono chi lo abbia fatto. Tu sei il mio respiro regolare e il mio battito accelerato. Il mio desiderio scombinato di vegliare il tuo sonno, di svegliarti al mattino, di imparare a fare un dolce per il gusto di vederti pasticciare con la crema e sporcarti quell'adorabile musetto. Se il desiderio di prenderti per mano e farti compiere i primi passi e ancora di stringerti, farti le treccine e spazzolarti i capelli. Se il riflesso allo specchio che mi fa vedere bella. Perdonami per non averlo capito prima il dono immenso che sei per me. Perdonami per non aver urlato sino a perdere la voce, la gioia di non essere più sola nel mondo. Perdona le mancate carezze al pancione, i digiuni di malinconia e di perplessità, le domande e le risposte errate, le parole assenti nel rassicurare il tuo viaggio lungo la terra, dritto tra le mie braccia. Perdona le distrazioni, il mio egoismo, la mia presunzione nel credere di sapere il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Perdona la mia prepotenza nell'aver pensato di poter scendere finanche per te. Perdona la tua mamma tutta da rifare. Una consapevolezza, quindi quella che la madre Lucia ha della sua vita, è quella di essere una donna fallita inizialmente, una donna che non è più capace di amare, una donna che non è più capace neppure di generare la vita. Ma al di là di questo, io ritengo, come dicevo prima, che i protagonisti, gli attori di questo racconto finirebbero per diventare Carosella qualora tu dovesse aggiungere qualche dialogo in più, riscriverla con dei dialoghi, anche un'ottima sceneggiatura, non soltanto per una rappresentazione teatrale, per il teatro, ma un vero e proprio film, perché no? Proprio perché le azioni richiamano azioni, e dentro i protagonisti, come cresce la storia, crescono anche quelle che sono le loro più forti emozioni. Sono degli eroi i protagonisti, sì. Io non so se la prefazione esaltante e autorevolissima di Paolo Di Giannantoni, un noto conto, giornalista televisivo anche, ha voluto consegnare anche all'introduzione di questo racconto, ha voluto intendere quello che poi nell'intreccio delle tre storie, come dice lui, no? Straordinariamente collegate per emozioni e contesti, è quello che mi suggerisce il termine di definire i protagonisti come degli eroi silenziosi della vulnerabilità. Perché sono eroi silenziosi della vulnerabilità? Perché se noi andiamo a vedere il significato profondo che il termine vulnerabilità potrebbe rivestire, basterebbe riscoprire un po' quelle che sono le radici etimologiche del termine vulnerabilità, parleremo di uomini, anzi in modo particolare in questo caso di donne, che vivono la loro vita segnata da profonde ferite, da vulnus, quindi questa ferita che però finisce per diventare, nell'esperienza che essi stessi vivono, da ferita, una feritoia. Una feritoia dalla quale riesce a passare una luce che illumina la loro esistenza e che poi li porta verso l'infinito, quell'infinito che riescono ad intravedere nonostante quotidianamente le esperienze che toccano
li mette in contatto con quelli che sono gli spigoli taglienti anche della finitezza delle cose. Allora, perché ci ritroviamo, possiamo ritrovarci tutti nell'esperienza delle protagoniste del racconto? Perché questa malinconia, questa apparente tristezza, senso di smarrimento che le accomuna, poi alla fine mette in moto quello che per la vita di ciascuno di noi può diventare il motore di salvezza, il motore di uscita, mette cioè in moto il valore del cuore, l'unico che è capace di riparare le ferite e farle diventare feritoie. E questo moto del cuore lo riscontra e lo ritroviamo nella fragilità di questa bimba che poi piano piano supererà la sua dimensione di zucchero filato, e la ritroviamo perché trova un balsamo nell'amore, nell'affetto, nella ritrovata riconciliazione con la madre che può curare questa sua ferita, che consentirà proprio all'infinito dell'amore di entrare in quella ferita e guarirla. Allora, prima il sindaco ha fatto un accenno anche a un tema quale quello dell'inquietudine che forse oggi anima la nostra vita quotidiana. Un tema, quello dell'inquietudine, che apparentemente ci porta a perdere di mira il senso del nostro vivere e a farci sentire smarriti, senza punti di riferimento, senza più un seme di speranza. Invece l'immagine che mi consegna il romanzo di Rossella Paone è forse l'immagine di un fiore particolarissimo. Il fiore è quello della rosa, perché se noi andiamo a guardare una rosa, apparentemente potremmo anche fermarci alla durezza delle spine sullo stelo della rosa. Però quelle spine sullo stelo della rosa possono diventare, come dire, uno stimolo a difesa di quella che è, di quello che c'è in cima a quello stelo, che è il profumo di una qualcosa che può sbocciare, un profumo di qualcosa che può essere meravigliosamente bello. E poi la rosa per antonomasia è un fiore che per essere apprezzato deve essere regalato, come nel dono che si fanno queste protagoniste l'una dell'altra, ritrovandosi, incontrandosi, cercando di capire che la felicità poi sta nella forza di riparare alla propria sofferenza, alla propria vita, e quando tu incontri una persona giusta nel viaggio della tua esperienza, capisci allora che la tua vita, anche quella apparentemente più inutile, più abbandonata, più misera, più negletta, può diventare invece una straordinaria occasione di rinascita, può ridarti la speranza di credere che ci possa essere un orizzonte migliore. E l'orizzonte, quello che avevamo già visto nell'altro romanzo, è un tema che ricorre, che trova nelle parole della nostra autrice una definizione bellissima, a pagina 127, questo guardo verso l'orizzonte. Una meta è quella che noi cerchiamo, non è deve essere una meta senza orizzonte, ma una meta verso l'orizzonte. Questo lo sguardo orizzonte me lo faceva cogliere lo sguardo delle persone che accanto a me non mi avevano abbandonato lungo quella traiettoria. Siamo partiti da un tema triste, da un tema che ha messo al centro la malattia che colpisce anche i bambini, per capire come attraverso quelle che sono le esperienze della sofferenza si possa arrivare anche ad avvertire, attraverso il valore di un abbraccio, di un incontro, un senso di protezione, di comprensione e di tenerezza. È il valore dell'incontro, dicevamo, il valore dell'amore che tutto riesce a superare, ma non con banalità, perché il racconto che poi si concluderà, così come ognuno di voi avrà modo di gustare nella propria lettura, non offre una conclusione banale, offre una conclusione che ci fa ritrovare una fiducia in noi stessi e dire che al di là di quelle che sono le vicissitudini di ognuno, c'è
c'è sempre la possibilità, credendo negli altri, di trovare un futuro migliore. Grazie Rossella, perché ancora una volta ci offri nel tuo libro, nel tuo romanzo, un tema di riflessione autentica. Lo riesci a fare anche attraverso una lettura, dicevamo, che diventa piacevole. E poi la bellezza anche della composizione è che alcune frasi sono state trascritte in corsivo, e questi corsivi richiamano delle piccole stelle polari. C'è tanto nel libro, c'è tanto nel valore della lettura, un valore che dovremmo certamente riscoprire. È un libro che potremmo riproporre anche per i più giovani, perché no? Forse anche nelle scuole dovremmo cercare, come diceva anche il sindaco Lecce, creare sempre di più delle occasioni di lettura del testo, di scrittura e di lettura di testi, perché attraverso la scrittura elaboriamo la riflessione, attraverso la lettura diamo anche possibilità di far, come dire, maturare il pensiero. E torniamo anche al valore della carta stampata, la velocità del mondo virtuale, che ha il suo valore, che dobbiamo riconoscere, non può mai certamente raggiungere la bellezza di avere un libro come quello di Rossella Paone tra le mani, poggiarlo sul proprio comodino, prenderlo in mano la sera, sfogliarlo, leggerlo, rileggerlo, anche per cercare di rendere certamente più interessante e viva rispetto a quella che è stata una mia parziale lettura dell'opera, quello che è il nostro dibattito. Alcune domande potrebbero apparire anche banali e scontate, ma penso non siano tali, perché pur riproposte più volte nelle presentazioni dei libri, dovrebbero aiutarci a capire anche la maturazione che l'autore ha ottenuto, no? nel tempo. Rossella, tu dicevi nel 2000, io me l'ho appuntato, ho ripreso gli appunti, nel 2016, la presentazione di un tuo libro, così ti sei espressa quando parlavi della scrittura. Scrivere, dice, è la mia passione senza tempo. Confermo. Raccontare, disegnare sensazioni e frammenti di vita. Alla luce dell'ultimo suo romanzo, Rossella, qual è il significato ancora della scrittura che ci consegni? E soprattutto, che tipo di scrittrice pensi di essere o vorresti essere? Questo è un domandone. Tanto una piccola parentesi prima di rispondere al professor Candelieri, che ringrazio di cuore, ha fatto un'analisi meravigliosa, che è un professionista indiscusso della pittura, è un amico che ha sempre supportato le mie opere, e quindi voglio ringraziarlo di cuore, voglio ringraziare Francesca, ormai la mia voce narrante, che mi è sempre a fianco, e oltre a credere nei progetti, ovviamente lo fa con un amore speciale che ci lega. Voglio ringraziare il padrone di casa, il sindaco Ernesto Lecci, che anche nel suo caso mi ha sempre supportata e mi ha sempre aperto appunto le porte di casa, e credo che questo sia molto bello. Un grazie va naturalmente alla mia famiglia, che mi è sempre vicina, i genitori, Giovanni, Sandro, Teresa e tutti i miei affetti più speciali, però le mie amiche storiche che mi supportano, che mi stanno vicino, ma un grazie va a tutti voi, perché come diceva prima il professor Candelieri, una platea sempre gratuita, io credo che non sia un fatto scontato. Credo che sia da parte vostra un segno di affetto, di stima sincera, e la cosa, credete, mi commuove, mi rende veramente felice. E questo grazie che veramente è fatto a ciascuno di voi, per uno, tra l'altro anche amici venuti, diciamo, da lontano. Voglio ringraziare anche il sindaco di Gasperina, perché ho visto prima che ci ha raggiunti. Effettivamente era pomeriggio complicato, nel senso però bello del termine, perché Gasperina festeggiamo 100 anni di vita,
e quindi il sindaco non può essere onnipresente, è riuscito a organizzarsi e quindi a raggiungerci, quindi mi fa piacere che accanto al sindaco e a il cittadino di casa ci sia anche il sindaco del mio paese. Ma anche gli auguri a questa gente. Faccio per auguri. Rispondo alle domande perché non voglio sfruttarmi, un ringraziamento speciale alla famiglia Lombardo, perché c'è un'assenza in questa mia presentazione per la prima volta di una persona a me molto cara, che è Franco Lombardo, mi chiedo davvero. Credente, io sono certa che lui sia con me anche stavolta e sinceramente vedere tutta la famiglia, la signora, i figli, i sei figli, mi ha regalato forse l'emozione più bella di questa presentazione, quindi ci tenevo a dirlo e a ringraziarvi pubblicamente. Detto questo, non mi ricordo più la domanda. La domanda alla quale non puoi sfuggire è quella per cui che scrittrice ti senti di essere. Poi ne aggiungiamo un altro, se c'è qualcosa di nuovo in questo testo, tra le cose che un lettore ha potuto evidenziare, ma che possono essere certamente differenti da quelle che sono nella mente dell'autore, no? Che lo abbiamo detto, il libro è soggetto ad un'interpretazione infinita, quanto più ognuno lo riesce a leggere e a sentirlo proprio, tanto più il libro è riuscito, tanto più ognuno ne riesce a trovare un frammento della propria esperienza. E visto che ci sono delle pagine un po' inedite rispetto a quella che è l'immagine che tutti noi abbiamo di Rossella, voglio capire se c'è anche qualche aneddoto nella fase di composizione di questo testo e cosa ti porta a sperimentare anche voi. Allora, è complicato rispondere alla domanda che scrittrice pensi di essere, perché poi si dichiarò in qualche modo anche di essere presupposti, anche se qui mi trovo tra amici, mi conoscete, insomma, sapete che non è il caso. Più che altro cerco di rispondere che scrittrice mi piacerebbe essere o comunque cerco di essere. Sicuramente una scrittrice sensibile, che vuole accendere i riflettori su dei temi profondi che possono in qualche maniera far compiere un viaggio al lettore, perché io penso che un libro in qualche modo sia un viaggio non soltanto di immaginazione, un viaggio di sentimenti, un viaggio di valori, un viaggio introspettivo, e quindi non si possono toccare a questo punto temi profondi. Un viaggio che comunque sappia raccontare qualcosa di sé. I miei libri sono sempre di fantasia per quanto riguarda la trama, ma mai per quel che concerne i valori, i principi, anche perché penso che un lavoro per essere credibile in qualche modo ti deve appartenere, e altrimenti rischi magari di scrivere anche qualcosa di tecnicamente perfetto, però poi non arriva al cuore. Invece se racconti qualcosa di tuo, ecco, tu prima sottolineavi la fede, la speranza, sono valori che sicuramente mi appartengono, che non mi piace ostentare perché di base penso che i sentimenti non vadano ostentati, però fanno parte di me e quindi mi piace raccontarli con la giusta delicatezza, anche con il giusto rispetto per chi la pensa in maniera eventualmente opposta alla mia, però fanno parte di me, quindi mi piace trasmetterli al lettore. Credo che poi alla base dell'emozione che ad oggi ho in qualche modo regalato ci sia proprio questo, questa veridicità di fondo. Cerco di essere quindi una scrittrice sensibile alle tematiche che ovviamente mi colpiscono in prima persona. Nella bimba di Zucchero Pilato, come tu hai egregiamente spiegato, io racconto la malattia che colpisce anche i bambini. È un connubio al quale fortunatamente non siamo abituati, generalmente immaginiamo la sofferenza riguardante i bambini in situazioni di paesi di povertà, di malnutrizione, la malattia generalmente la accostiamo in qualche forma agli adulti, agli anziani, purtroppo la malattia riguarda anche i bambini. Il mio percorso, sebbene sia totalmente romanzato come trama, ha un'ispirazione alla storia vera. Perché quando vieni, anche se non direttamente, ma comunque a livello di famiglia allargata, a
contatto con una situazione così delicata capisci come un evento meraviglioso, per dire una gravidanza, quindi la nascita poi di un bimbo, di una bimba, tanto atteso, la fatidica telefonata, è nata, poi improvvisamente possa trasformarsi in un buio testo e iniziare invece per i diretti interessati un vero e proprio barbaglio. Quindi mi piaceva affrontare questo tema e la bimba di zucchero, ecco, questo potrebbe essere in qualche modo l'aneddoto, no? Che ti racconto, il fatto che comunque ci sia una ispirazione purtroppo dettata da una storia vera. La bimba di zucchero filato è un'immagine sicuramente tenera, è sufficiente scrivere bimba e la tenere sensibilità è insita. Anche lo zucchero filato in qualche maniera va a integrare questa dose di dolcezza, ma lo zucchero filato è anche qualcosa di evanescente, qualcosa di astratto. Immaginate una bimba non in carne e ossa, appunto una bimba di zucchero filato, un qualcosa che non puoi cogliere in qualche modo. E la bimba malata ha una fragilità che in qualche maniera viene rappresentata da una simile immagine, ecco perché la bimba di zucchero filato, come ho pensato molto prima di scegliere il titolo, che poi è una delle parti più importanti, la scelta del titolo, non solo perché deve sapere attrarre quando il libro viene esposto in libreria, ma deve essere secondo me anche la giusta sintesi del lavoro che tu vai a fare. Magari i lettori lo coglieranno appunto a fine lettura. Ed è bello che in qualche maniera poi il libro possa essere riconosciuto anche attraverso il titolo. Il filo conduttore comunque di questo lavoro è la seconda, la terza, la quarta, la quinta possibilità che la vita comunque può dare a ciascuno di noi, poiché la vita è fatta di ricadute, di continue ricadute, più o meno rovinose, ma è normale purtroppo che sia così. Però in qualche modo bisogna rialzarsi, la tua vita ti rivuole a un certo punto, quindi ti richiama e ci sono le nuove possibilità. Da credente mi piace ricordare anche Gesù, quando è caduto con la croce in più occasioni, si è rialzato nonostante la pesantezza della croce, quindi in qualche modo secondo me ha voluto insegnarci che nelle prove della vita poi bisogna rialzarsi, e io ho cercato di raccontare questo nel mio libro, non in maniera scontata, perché come vi dicevo prima un libro deve in qualche modo rappresentare la verità, quindi raccontare tutto così con la classica immagine della famiglia Lavorino Bianco poi rischia di essere poco credibile, no? Rispetto alla vita vera. Quindi io in qualche modo queste cadute le ho messe bene in evidenza prima di far sì che in qualche modo ci si rialzasse. E un iter particolare in qualche modo che io ho voluto offrire, ma non è un libro triste, ecco, voglio rassicurare tutti, il filone è la speranza, non è un libro triste, anzi, queste storie che si intrecciano sono l'una la seconda possibilità dell'altra, perché mi è piaciuto in qualche modo dare un senso preciso, come l'esperienza dell'una possa essere il salvagente dell'altra, può portare a vivere esperienze estremamente difficili e poi comunque avere la forza di rialzarsi in piedi, ma quegli anni difficili rimangono una realtà, però quegli anni difficili possono essere paradossalmente il salvagente per qualcun altro che sta vivendo una situazione altrettanto complicata. Ecco perché si intrecciano due storie, la storia di Lucia con la sua piccola Chloe e un'altra storia che non voglio svelarvi perché mi auguro leggerete il libro, e in qualche modo l'una sarà il salvagente dell'altra, la seconda possibilità dell'altra, e quindi questa condivisione che consente dal dolore di poter far nascere la speranza, la gioia vera, la vita che appunto ti dà una nuova possibilità, mi sembra un bel messaggio da dare. Nei colori dell'alba, in qualche modo è stato già svelato dal professor Candelieri con una ovviamente la giusta delicatezza, e prosegue effettivamente di Milano in cielo. Lì, ecco, ho compiuto una scelta piuttosto coraggiosa, perché quando si scrive un libro successo, perché Milano in cielo ha avuto un bel successo, ha fatto tantissime presentazioni anche oltre alla nostra regione, e riprendere poi le fila con qualcosa che è stato già raccontato è rischioso in qualche modo, perché al di là di ciò che scrive l'autore
il lettore ha già in qualche modo dato delle risposte, soprattutto agli etinali che rimangono sempre un po' aperti, quindi consentono anche all'autore di dire la propria, al lettore di dire la propria, e quindi riprendere di mare in cielo, poi dico proprio con gioia che la maggior parte di voi sa di cosa io stia parlando, perché sono siete gli stessi sostenitori anche del romanzo precedente, quindi lo avete letto, ci sono state delle recensioni, tanti commenti, tante domande. Quindi riprendere un po' le fila di mare in cielo è stato rischioso, però è anche vero che di mare in cielo ha attirato così tanto l'attenzione che mi sono state fatte una miriade di domande, quindi ho capito che c'era da parte vostra la voglia di capire meglio quel finale che in qualche maniera io ho lasciato aperto. Allora io lo riprendo anche nella bimba di Zucchero Filato, ovviamente ho cercato di farlo in maniera altrettanto originale, perché di mare in cielo parte reale, parte surreale, ho fatto di tutto per parlare misteriosa, poi arrivare qui, svelare tutto e rovinare il lavoro precedente non mi sembrava il caso, quindi vi anticipo già che sono stato originale anche nel proseguire il lavoro di mare in cielo, però in qualche modo queste tre storie si intrecciano. La prima di Zucchero Filato è totalmente ex novo, la storia che in qualche modo sarà la seconda possibilità della vita di Zucchero Filato invece ha una base di mare in cielo, e poi c'è anche il proseguo di mare in cielo, quindi diciamo che due storie in qualche modo riprendono le fila del romanzo precedente, e poi c'è ovviamente la storia cardine, che è una storia ovviamente da leggere, da scoprire in questo contesto. Io concluderei con una citazione che ho voluto fare nel mio libro, che secondo me rende il senso di questo mio lavoro, di questi viaggi introspettivi che io amo fare, alla ricerca proprio del senso delle cose, perché ogni cosa ha un senso nella vita, a volte ci sorprendiamo, non riusciamo a capire che senso un dato avvenimento possa avere, e forse la vita ce lo svelerà tra anni, però c'è sempre un senso. E in questo viaggio introspettivo io ho voluto chiudere con questa citazione che secondo me è una bellezza strabiliante, ed è la seguente: quando nasce un bambino è segno che Dio non si è ancora stancato dell'umanità. Quindi c'è il male, c'è il dolore, ci sono le guerre, c'è la malattia, c'è la morte, ma c'è la vita che continua a nascere, e da credente mi piace pensare perché Dio non si è ancora stancato dell'umanità. Custodi di questo messaggio sono le operazioni. Stavo dicendo che custodi di questi messaggi di speranza, di amore, di vita sono sempre le donne, le figure femminili che animano i romanzi. E ancora una volta, le protagoniste più sono tutte femminili, i personaggi maschili rimangono sempre un po' nel nostro. Cosa c'è dietro questa scelta? Allora, questa è un'osservazione che a parte della prefazione anche Paolo di Gian Antonio, tra l'altro io sono orgogliosissima di aver avuto questa prefazione da parte di una grande professionista. Allora, è vero, però fino a un certo punto, nel senso che sicuramente sono dei romanzi che evidenziano molto le figure femminili. Però se generalmente si dice dietro a un grande uomo c'è una grande donna, in questo caso dietro a delle grandi donne o comunque a delle donne da un carattere notevole ci sono dei grandi uomini, perché tu che hai letto il libro mi darai ragione, in realtà ci sono delle figure maschili importanti. Quindi penso che in realtà la figura maschile vada scoperta, vada svelata nei miei lavori, ma in realtà c'è con tanto il cappello, insomma. E poi la scrittrice, chiediamo cosa si prova ogni qualvolta quel libro che è pensato, vagheggiato, sognato, inizia a prendere forma e uno se lo ritrova ben confezionato in mano. E una volta che uno l'ha ricevuto, qual è stata, se si può rivelare, la prima persona a cui lo hai consegnato per la lettura? Sei stato la prima persona a cui l'ho consegnato. Sì. Anche la prima dedica che ho scritto. Benissimo, allora ancora di più questo onore e privilegio di un racconto che
alla fine vedrete. Con tanto di scuse per il ritardo, però poi il professor Camilleri è stato eccellente, è riuscito quindi a leggerlo. Guarda, è una tantissima emozione e ogni volta è come se fosse la prima volta. Io prima avevo di cuore allucinante, poi mi metto a parlare in qualche maniera, riesco a sviare, però in realtà vi assicuro emozionatissima, perché beh, intanto è bellissimo quando proprio tu lo vedi nascere, no? Anche perché io mi riunisco malata, nel senso che poi nella fase di revisione veramente parte una patologia, Giovanni ne so qualcosa perché mi ha supportato in tutto questo percorso in cui oggi appunto mi si prendeva in giro per le virgole, per i trattini, perché guardo in maniera appunto patologica, lo riconosco, e quindi a un certo punto sembrava non diventare più realtà questo lavoro, perché non riuscivo insomma a dire ok, mandiamolo in stampa, con tutta la fiducia da parte della mia casa editrice che mi ha sostenuta, mi ha supportato assolutamente. E quando poi lo vedi nascere è un'emozione grande, poi in questo caso è stata un'emozione doppia, perché la copertina per me è un omaggio a Francesca, questa bimba tutti mi chiedono, la bimba anche un omaggio a Francesca, e quindi vedere una copertina che in qualche maniera ovviamente richiama dei sentimenti diversi da una qualsiasi copertina è stata una bellissima emozione. E poi ecco, ti ritrovi davanti a una platea così prevenita che ovviamente si aspetta qualcosa da te, quindi come fai a non essere emozionata? È impossibile. Le emozioni allora hanno la loro parte, la principale parte in questa nostra serata, in questo nostro racconto, le stesse emozioni che certamente avremo nell'ascoltare la penultima lettura da parte di Francesca, che ci consegna alle pagine quasi finali. Prima di lasciare la parola a Francesca, soltanto altri due ringraziamenti, sì. Sovrano TV che mi segue sempre, nello specifico Antonio e Giorgio che sono stati prima e hanno realizzato il servizio, e un ringraziamento anche a Mariano che si trova nella postazione Libri, che è stato gentilissimo, e anche a Rino, che mi seguono anche in questi aspetti che non sono assolutamente secondari, oltre che ribadisco a ringraziare ciascuno di voi uno per uno. Grazie. Poi possiamo anche lasciare la parola, ascoltiamo e poi vediamo le leggi. Dicono che il tuo amore è grande e prezioso, misericordioso, infinito. Dicono che ami anche me dello stesso amore, che non mi giudichi, che sei persino morto in croce per la mia salvezza. Dicono che non mi abbandonerai mai, qualsiasi cosa accada, che mi sei sempre accanto, soprattutto quando mi sento sola, fragile, e non ho alcuna fiducia o speranza sul futuro. Sono una donna felice perché sono venuta al mondo. Ho una famiglia e so di essere amata. Ho guarito le mie ferite grazie alla storia di avere. Nei colori dell'alba ho ripreso a volare. Le mie ali di zucchero pilato sono leggere come piume. Volano audaci e sempre più in alto. Volano forti, perché forte è l'amore. Messaggio che certamente potrà arricchirsi anche di ulteriori spunti, riflessioni, emozioni che credo tutti ci avete partecipato, avete potuto sperimentare in questa serata. Quindi non so se qualcuno vuole anche rivolgere un messaggio di augurio o comunque esprimere una propria suggestione, una propria riflessione in questa fase, anche per prima di poi procedere, per chi lo volesse, all'acquisto del libro, alla firma libro, che l'autrice sarà così
gentile da voler concedere a tutti voi che avete partecipato. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, professoressa Lombardo, prego. Allora, io volevo prima di tutto complimentarmi con voi perché veramente... No, non serve, tanto si sente, vero? Sì, 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 sì. Si sente. Le donne si sentono sempre. Ecco, non a caso Rossella sceglie le donne. No, io volevo, la mia riflessione voleva partire da quello che è stato poc'anzi detto dell'immagine bellissima della ferita che diventa feritoia. È una bellissima immagine che effettivamente anche nel primo romanzo che io ho letto, riletto, presentato, vabbè, e anche nel primo romanzo la ferita diventa feritoia, c'è sempre la presenza dell'alba. E quest'alba è sempre il messaggio, è la costante nei romanzi di Rossella ed è una costante molto importante perché è un invito alla speranza, come è stato detto magistralmente prima. È un invito alla speranza e poi la cosa che mi piace di più soprattutto è come Rossella descrive e analizza i personaggi, perché c'è un rispetto notevole, anche nell'errore il personaggio non viene mai giudicato, ma viene dato a ognuno la possibilità del riscatto. E quindi secondo me sarà un altro successo come lo è stato prima, ed è quello che effettivamente io ti auguro. Grazie alla professoressa Lombardo. Vediamo il sindaco di Gasperina, il sindaco Gallello, che ci ha raggiunto e che di sicuro vorrà porgere i suoi saluti. Buonasera, mi chiedo scusi per il ritardo, ma sono stato ampiamente giustificato per la nostra. Io queste cose mi trovo sempre a sostenere Rossella, non perché io sia un suo amico, quando subentra il sentimento dell'amicizia si rischia di essere poco lucidi nelle cose, quanto perché io penso che il messaggio culturale, il messaggio di speranza che Rossella con i suoi libri ci propone è un urgente bisogno che la società attuale ha. Diciamo la società attuale perché viviamo in questa società, ma penso che il messaggio di speranza è un concetto imperituro che l'uomo ha messo sempre come orizzonte, ha dovuto mettere a sua disposizione come orizzonte. Quindi io non ho letto il libro, non ho assistito neanche purtroppo alla presentazione, quindi non conosco i contenuti, ma sono certo che Rossella avrà il successo che merita e già la presenza gremita di, non di amici, ma di sostenitori di questo messaggio di speranza penso che sia un qualcosa di importante. Di solito i libri, le presentazioni dei libri sono veramente in pochi, una decina, 15, 20, alla De Nobili di Catanzaro 20, proprio per essere molto generosi, quindi sapere che c'è una platea che aspetta un qualcosa di importante, tu la sfida l'hai già vinta, ecco. Quindi è quello che in qualche modo quando si legge un libro ti deve trasmettere qualcosa. Se siamo venuti qui è perché nei tuoi libri precedenti ci hai trasmesso qualcosa, quindi c'è grande attenzione per tutto ciò. Io poi permettimi di ringraziarti come sindaco della mia comunità di Gasperina che anche grazie alle tue opere porti avanti il nome di Gasperina, un nome che con te acquisisce maggiore qualità. Non dimentichiamoci mai, nonostante la fretta dei nostri tempi,
che senza una missione culturale le nostre società non vanno da nessuna parte. Questo è un qualcosa che dobbiamo sempre ricordarcene. Le cose che non vengono supportate dalla cultura sono effimere e come tali producono disastri. Quindi grazie di vero cuore. Detto Zizi, se non sbaglio, prego. Ci sono anch'io. Onorato della sua presenza. Vi chiederete che cosa fa un architetto in questo spazio. Io sono un architetto affascinato dalla scrittura di Rossella Paone. Quando io l'ho conosciuta nel 2016, vicino a lei c'era una grande operatrice culturale della fotografia, che ora non vedo, perché il suo romanzo allora venne proposto assieme ad un riferimento di immagini che facevano da corona allo scritto. E io ebbi la presunzione di dire che quello scritto aveva la necessità di essere fortemente analizzato con maggiore coerenza, un po' professionale da architetto, perché gli architetti distinguono meglio le forme, gli spazi, l'ardire, le connessioni. E quella seconda parte del romanzo di Rossella mi affascinò talmente che io ebbi, dicevo, l'ardire e la presunzione di chiederle se gli consentiva di presentare a mio modo il suo romanzo. E io così feci. E lo feci nei nostri comuni. Perché una cosa che c'è comune, sindaco, è il legame interiore in questi comuni. Io sono stato amico di suo padre, lei non lo sa, non lo sapeva, ma amico intimo. L'ho ascoltato moltissimo e so chi è il professore Candelieri. L'ho ascoltato da Montepone Superiore, dal Consiglio Comunale di Montepaolo, e conosco anche i riferimenti di Gasperini, il sindaco, che ha questo grande privilegio di far amare la lettura, ma amo anche gli amici e le amiche di Rossella, con l'architetto Lombardo, con la professoressa Lombardo, abbiamo presentato questo testo a Tiriolo, a Montano, in altri posti, a Villaggio, con grande entusiasmo e con grande piacevolezza da parte nostra. Allora, perché io ho scorto le parole del professore Candelieri, che io leggerò il libro della... E perché non analizzarlo anche in termini semantici, come dissi io, allora Rossella, con presunzione. Io voglio entrare nel suo mondo e capire il perché, nascosti nel suo fare, e se lei mi consentirà, io tenterò di svelarli a modo mio, da architetto, che analizza le cose del creato, se mi consentirà. Io vorrò, quando sarà opportuno lei lo deciderà, di presentarlo a modo mio, anche questo
romanzo della bimba dello zucchero filato. Grazie. Diamo la parola all'avvocato Vito Cesario, giudice di pace, nobile città di Squillace, sempre presente vicino a Rossella in questo suo percorso. Allora, mi consentite di dirvi che anche io sono molto commosso, perché Rossella, a cui sono legato da profonda stima, e mi deve consentire questa sera, facendo riferimento all'architetto, ecco, di entrare in questo tuo mondo che ci ha dato e ci dà speranza. Quella speranza di cui Rossella è testimone. Testimone anche come professionista, come avvocato, che io ho sempre stimato. Ma come donna di fede, alla quale bisogna dire grazie per due motivi, secondo me. Primo, perché ci dai la voglia di appartenere al tuo mondo. E quando uno appartiene al tuo mondo, ti ringrazia. E ringraziandoti, credo che ci sia da aspettare da te anche un questo ricambio, nel senso che ci dai la forza di andare avanti. Questa bambina, che sollecita anche un'analisi personale, no? Un pochino mi fa pensare a quelle vite sospese, spezzate, che poi rinascono. E per questo ti ringrazio io, a livello personale. Ci sono due motivi, finisco, che mi fanno pensare a quanto io ti devo anche dal punto di vista storico, letterario. Sono anche commosso perché mi ha presentato qui in quest'aula una mia ultima opera su un vescovo salesiano che è stato oggetto di grande sofferenza e che, nonostante la sofferenza, dopo 20 anni la Santa Chiesa, la Romana Chiesa, lo ha riabilitato, Papa Giovanni XXIII e Paolo VI. Ma chi meglio di Rossella in questo momento può dirci quanto sia importante la speranza cristiana? E ti ringrazio anche per questo. Non ho letto il libro ancora, però l'ho gustato attraverso l'analisi bellissima del professore Candelieri. Ci ha fatto già entrare nel libro, insomma, no? Oltre che la lettura appassionata della voce pensante, lo sorella. Quanto ti dobbiamo dire, lo dice questa platea, che ti vuole bene. E poi ti dico anche di più. Grazie perché dai questo nostro mondo, che aspetta tanta speranza, di poter camminare. E quindi l'augurio mio è che tu ci faccia camminare assieme al tuo libro. Ringraziare anche Cesare e Cesario che stanno facendo le riprese, quindi non soltanto sono lato uno, ma abbiamo anche delle riprese extra, quindi lo ringrazio. E naturalmente poi ho voluto ricordare la famiglia Lombardo, Maria è parte integrante di questa famiglia, Maria mi ha sempre sostenuta tra le amiche storiche e quindi ovviamente è stato un ringraziamento diverso, ma ci tenevo insomma a fare anche questa delucidazione, grazie. Beh, la serata aveva anche lo scopo di essere un po' il sassolino nello stagno, no? Per dare, iniziare a dare una cassa di risonanza. Già gli interventi autorevolissimi del Zizzi, dell'avvocato Cesare, del sindaco di Gasperina e di tanta, la professoressa Lombardo, già ci offrono delle sfaccettature nuove ed interessanti della ricchezza che questa storia intensa, inizialmente drammatica, ma ricca di grandi emozioni, ci può offrire. La vita, ci dice Rossella, alla fine è un mistero, ed è sempre un mistero insondabile, ma è un mistero meraviglioso. Io vi chiederei di poter concludere questo nostro incontro leggendovi un manifesto che è riportato dal 1985 in una casa per malati di AIDS a New York. È una casa che è chiamata per espressa volontà della fondatrice Dono dell'amore. È un testo probabilmente conosciuto, ma che
a mio parere, mirabilmente sintetizza il messaggio di questo straordinario romanzo. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affronta. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, gioca. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conserva. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è una promessa, adempila. È tristezza, superala. È un inno, cantalo. È una lotta, vivila. È una gioia, gustala. È una croce, abbraccia. È un'avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. È felicità, devi meritarla. La vita è vita, difendila. È una grande donna, Madre Teresa di Calcutta. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione, per interpretare quelli che sono i sentimenti di Rossella. Thank you.